Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video della Pantera dello Svapo. Oggi parliamo dei liquidi della New Flavors, che sono questi, sono gli Alchimia. Allora, partiamo con il primo, che è il numero 1. Questi sono aromi, quindi vi sarà venduta la boccetta con 20 ml di aroma, che dovete aggiungere la base con nicotina o senza. Allora, partiamo con il numero 1, che è un misto di tabacchi turchi. Si sente una nota di tostatura. Il tabacco non riesco a sentirlo, quindi non ci resta che provarlo. Io lo andrò a provare sul FEV, eccolo qua, e adesso vi dirò la mia dopo aver fatto qualche sbavata. Che dire ragazzi, è un liquido molto piacevole da svapare, perché comunque riuscite a sentire il tabacco, questa nota di tostatura, è veramente molto molto piacevole. È un liquido all day perché non è pesante, quindi è un liquido pensato per svaparlo tutto il giorno. Io sinceramente gli do un bel 9, perché veramente è buono perché comunque non stanca, è un liquido che non sporca perché è abbastanza chiaro come liquido, quindi è pensato anche per sistemi non rigenerabili, quindi per me un bel 9 se lo porta a casa, veramente ottimo. Adesso passiamo al numero 2, che è un sigaro cubano. Anche qui riesco a sentire quella nota di tostatura come nel primo liquido, e riesco a sentire come se fosse quella foglia di tabacco che si percepisce quando andate nelle zone di campagna, no? Quando passate la strada ci sono quelle zone di campagna con il tabacco, ed è veramente buono l'odore. Adesso lo andiamo a provare e lo andrò a provare sul Glaze Mini. Eccolo qua. Ragazzi, che dire, anche questo è un liquido fatto bene, è un ottimo all day, però rispetto all'altro quasi riuscite a sentire di più la nota della tostatura e quel sapore di sigaro cubano che riuscite a sentire quando buttate fuori il vapore. È un ottimo liquido, ragazzi, è un ottimo all day, e si sente questo sapore di sigaro cubano come se fosse quei sigari, quelli arrollati. Non so se avete mai visto qualche video su YouTube, magari, oppure in TV, che facevano vedere queste persone che rollavano il sigaro con le foglie di tabacco. Ecco, riesco a percepire quel sapore là, e io tempo fa me le sono fumate dei sigari cubani ed è piacevole, però rispetto all'altro quasi riuscite a sentire un po' di più la nota della tostatura che va a coprire un po' questa nota del tabacco, ma tutto sommato però è un ottimo liquido, ragazzi. Però questo qua, mio gusto personale, questo qua si porta un bel 8,5. Passiamo al numero 3, che anche questo è un tabaccoso, un misto di tabacchi. Qua si sente tipo come un sapore del tabacco delle sigarette. Avete presente quando annusate la sigaretta? Vediamo un po'. Non riesco a percepire altro, ragazzi. Allora, questo qua
lo vado a provare sul Vampire, ragazzi. E andiamo e poi vi dico la mia. Ragazzi, questo qua è un ottimo liquido. Per il mio gusto personale, questo qua si becca un 10 perché è veramente buono. Mi sembra di fumare la sigaretta. Però a differenza delle sigarette che là sentite altri sapori di merda, qua mi sembra di fumarti veramente il tabacco. Ed è una goduria questo qua, veramente ottimo. E mi sembra di come se stessi fumando veramente il tabacco. E io adesso sto provando i liquidi tutto a zero. Questo qua è come se ci stesse la nicotina all'interno, e come se ti desse anche un colpo in gola. Ed è ottimo, ragazzi, veramente ottimo. Io questo qua lo consiglio proprio veramente a chi vuole un liquido che assomiglia al gusto della sigaretta. Ottimo questo qua perché veramente merita, e per me si becca un 10 questo qua. Ragazzi, questo qua è da provare perché ti lascia anche quel retrogusto amarognolo, quel retrogusto che ti lascia una sigaretta. Però a differenza della sigaretta, come ho detto prima, la sigaretta ti lascia un retrogusto di merda dall'inizio che svapi fino alla fine. Questo qua è come se stessi veramente fumando una foglia di tabacco, quindi ti rimane quel sapore amaro alla fine. Veramente ottimo, ragazzi. Per me questo quasi merita un 10, un 10 pieno e da provare, ragazzi. Quindi, ragazzi, per me questi tre sono liquidi da provare. Mi raccomando, provateli, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ringrazio New Flavors per avermi dato l'opportunità, per avermi scelto e dato l'opportunità di recensire, di avere un mio parere su questi liquidi. Ragazzi, che dire di più? Provateli e niente, noi ci salutiamo con l'ultima svapata. Ciao a tutti!